Vai. Ci sei? Via. Si parla di ricordi oggi, visto sì. che hai appena compiuto gli anni, auguri mister. Sì, beh. Visto perché, insomma... Beh, un regalo... Un regalo da parte... Da parte del tuo collega, sì. molto gradito, del Milan, quando ero giovane, tra virgolette, meno giovane. Adesso si parla di attualità però, perché sì, domani sì. si affronta una squadra sì, che abbiamo affrontato, e come la affronterete però, a una settimana di distanza? Beh, se parliamo di ricordi... È anche bello, no? Sì. Perché c'è stato, no? Non, è... non buttiamo via tutto. Ah, perché... assolutamente. Perché l'esperienza conta. Certo. Meritocrazia conta. E quanto conterà domani la tua esperienza? Ecco. Ma la mia esperienza conta fino a un certo punto, direi che adesso non è che dobbiamo fare i calcoli, no? Bisogna giocare, è ovvio che incontriamo una squadra in salute, una squadra che sta bene, ma al di là di questo noi stiamo bene, abbiamo voglia di. Di credere a questo bellissimo sogno, insomma. Ecco. Un sogno che si potrebbe materializzare con una buona gara in casa. Molti dicono che molta del passaggio del turno potrebbe essere garantito da una buona gara in casa. Sì, ripeto, noi giochiamola come si deve, giochiamola con convinzione dei propri mezzi nostri. Io sono convinto di questo, sono convinto che a questo punto noi dobbiamo credere in qualcosa di importante, di bello, senza farci coinvolgere da situazioni eventualmente di situazioni che possono dare delle volte emozioni un po' più forti delle altre. Bisogna essere un po' più razionali domani. A tuo passo una squadra d'acciaio, quella che ha superato gli ultimi ostacoli, una squadra d'acciaio che però potrebbe perdere due pezzi, uno forse l'ha perso, che è Rizzo e Babacar, come sta? Beh, abbiamo Babacar che vediamo domani mattina, sia Babacar sia anche Granocci, vediamo domani mattina. Senti, l'emozione di poter essere, insomma, giocare davanti a 15.000 persone, perché pare che questa volta davvero ci sia il pienone. Beh, lo ripeto, questo è un merito che va ai ragazzi per quello che hanno offerto, quello che hanno dato, è una risposta importante che dà il pubblico, e noi abbiamo il dovere di fare una grande partita. La partita con lo Spezia cosa ha aggiunto e cosa ha tolto invece alla tua squadra? Beh, ha aggiunto un po' più di, diciamo, di autostima, di sicurezza, forse ha tolto forse un po' di riposo, che non c'è, ma io credo che in Inghilterra si gioca una volta, si gioca tre volte alla settimana, non so, mi sembra, o due. Questa è una partita che la stanchezza non deve sentirsi, insomma. Ecco. Al di là di questo, io credo che noi dobbiamo sfruttare bene alcune situazioni.